L'eco delle parole dell'arcivescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, è arrivato nel carcere di Arezzo, giungendo così a Padre Graziano. Monsignor Fontana, nel corso dell'annuale conferenza con i giornalisti in occasione del patrono San Francesco Sales, dichiarando di interessarsi continuamente allo stato di Padre Graziano attraverso il cappellano del carcere, ha aggiunto che il religioso si trova detenuto da oltre 8 mesi senza un pezzo di prova ed è stato sempre Monsignor Fontana a dichiarare che il frate dice messa tutti i giorni all'interno del carcere. Circostanza però smentita dallo stesso padre Graziano, come ci conferma il suo legale Rizziero Angeletti. Forse ci si riferiva al fatto che partecipa a tutte le funzioni che hanno carattere della spiritualità. Ho riferito io personalmente questa intervista, quindi il pensiero del vescovo a padre Graziano. Non le conosceva perché non aveva visto l'intervista in televisione, è rimasto toccato, è rimasto commosso, felice certamente, perché da quando è iniziata questa vicenda che ha colpito Padre Graziano sono rarissime le voci che si muovono contro tendenza e quindi che hanno veramente i piedi a terra e valutano gli elementi oggettivi di prova con la dovuta attenzione, e le parole del vescovo sono certamente condite di questo equilibrio, di questa terzietà. Soffre moltissimo nel non poter dare la prova, la comunicazione a tutti coloro che gli stavano vicino di questa sua totale estraneità ai fatti, e quindi riavere quell'affetto che gli era prima sempre stato riconosciuto. Padre Graziano, come avevamo già anticipato, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Orlando per chiedere di essere trasferito ai domiciliari, come stabilito dalla sentenza del Tribunale del Riesame di Firenze del 3 dicembre 2014, ma non ancora eseguita per l'indisponibilità del braccialetto elettronico. Padre Graziano, attraverso questa invocazione al ministro, manifesta il suo dolore nell'essere additato continuamente come un mostro, e nello stesso tempo fa presente che il diritto di non stare più dentro il carcere viene dal 3 dicembre del 2015, viene ancora costantemente violato. Questa è la verità.